mio compito, il titolo di questa mia chiacchierata è Cibi dell'altro mondo. Un titolo che, così come quel veliero che è sulla prima pagina del programma, evoca luoghi lontani, magari tropicali, sapori esotici di questi cibi sconosciuti. Ma che in realtà, come vedremo, se io vi elencassi qui questi esotici cibi americani, dovrei parlare, come farò tra poco, di mais, patate, pomodori, peperoncini, zucche, zucchine. Quanto di più normale e di meno esotico noi possiamo pensare. E questo a prima vista è paradossale, forse deludente, perché si aspettava di sentirmi parlare di strani cibi esotici, ma è proprio questa nuova normalità, questa paradossale normalità che ci dice quanto importante e pervasivo è stato il fenomeno della circolazione globale di cibi, che si è avvietto proprio nel Cinquecento, che ha portato quei cibi americani sulle nostre tavole, come vedremo qualche difficoltà, insomma. Però che nel tempo ha letteralmente trasformato le nostre tavole, le nostre abitudini alimentari, così che oggi noi non percepiamo affatto come cibi esotici, anzi adesso questo è un tema che non voglio toccare, ma addirittura magari li percepiamo come cibi identitari, cioè cibi italiani senza pomodoro, no? Come dire, facciamo fatica a pensarci dal punto di vista identitario e alimentare senza i cibi americani. Ora, questo epocale processo di circolazione globale dei cibi si è dato in realtà nell'ambito di un processo ancora più vasto, che almeno dal 1972, quando uno storico di nome Alfred Crosby ha pubblicato un celebre volume, va sotto il nome di scambio colombiano, cioè quella circolazione prima transatlantica in un primo momento, ma immediatamente, letteralmente globale, ha investito non solo l'ambito alimentare, uomini, idee, armi, germi, malattie, epidemie, hanno circolato per il pianeta, tecnologie, e tra queste anche piante, animali, il cui ruolo non è stato solo alimentare, hanno letteralmente trasformato il mondo così come lo immaginiamo. 60% delle erbe delle praterie americane sono erbe europee, tanto per dirvi, cioè anche proprio i paesaggi che guardiamo sono spesso il frutto di questo appunto epocale vastissimo fenomeno che va sotto il nome di scambio colombiano. In realtà questo fenomeno, questo processo di circolazione non è stato, come dire, immediato, non è qualcosa che la scoperta dell'America ha innescato e ha rivoluzionato le vite di tutte le persone nel Cinquecento, che è l'oggetto della nostra chiacchierata di oggi, ma io spesso oggi sforerò un pochino cronologicamente, perché il processo dello scambio colombiano è un processo che ha avuto tempi diversi, anche a seconda delle regioni geografiche, e soprattutto molto dilatati, insomma, diversi, ha una sua cronologia interna che è importante riconoscere e va tenuta in considerazione. E in tutto questo processo il cibo, sebbene, dicevano, non è l'unico elemento che caratterizza lo scambio colombiano, forse ce ne sono anche di più rilevanti se dovessimo fare un bilancio storico, però il cibo spesso gioca un ruolo fondamentale, o comunque, come diceva Massimo, è un qualcosa che, se lo inseguiamo come storici, come studiosi, ci permette di cogliere fenomeni di vastissima portata. Inutile ricordare che la stessa scoperta dell'America, in qualche modo potremmo dire che è stata causata da una volontà di ricercare cibi, non solo quelli, ma è evidente che quando Cristoforo Colombo andava in giro a proporre il suo viaggio, ventilava che cosa? La possibilità di accedere ai mercati, alle isole delle spezie, ai mercati orientali, dove
nei quali il commercio delle spezie era estremamente lucrativo, e quindi insomma è un po' alla ricerca delle spezie che le navi partono andando verso occidente invece che verso Bordeaux. Quando Cristoforo Colombo, non solo lui, diciamo, usiamo Colombo non solo perché siamo in questi luoghi, ma perché insomma, è stato il primo, in realtà non è nemmeno vero che è stato il primo, lo sapete tutti, che i vichinghi sono arrivati in America prima di Colombo, è un fatto assodato, però non hanno avuto, il loro viaggio non ha avuto grande impatto, invece quello di Colombo ha avuto un impatto enorme. La scoperta dell'America ha causato un vero e proprio shock, uno shock che si è manifestato in tanti aspetti della vita delle persone, non solo alimentare, ma come vedremo, e voglio iniziare a raccontare, facendo di sentire un po' il sapore della sorpresa, però insomma è bene ricordare che lo shock è stato appunto ben più ampio a portata. La Bibbia non prevedeva che ci fosse un'umanità che non aveva mai sentito parlare di Cristo. E quindi la scoperta di quel continente metteva in dubbio un'autorità non da poco, questi sacri, la tradizione antica. Guicciardini, che è stato citato ieri da Massimo, con uno straordinario eufemismo nella storia d'Italia, ha scritto che le scoperte causate dai viaggi d'esplorazione stanno causando qualche ansietà agli interpreti delle sacre scritture. Quella qualche ansietà è un qualcosa che rivoluziona la storia, per non solo dell'Occidente, ma non a caso nei nostri manuali scolastici del 1492, da inizio alla modernità, no? Perché conosciamo il ruolo di soglia, di soglia epocale. E quindi insomma è uno shock appunto che investe tanti aspetti della cultura europea, e visto che Antonella sottolineava lo scappi, che si sente l'esperienza, è proprio il crollo dell'autorità dei testi che vengono dal passato che porta alla valorizzazione dell'esperienza come fonte di conoscenza. Se non si può più credere ai testi, a cosa bisogna credere? A quelli che si esperisce direttamente. Bisogna andare laggiù a vedere che cosa c'è e che cosa c'è di nuovo. Insomma, uno shock che il Platina, no? Prima Antonella ci diceva che si vantava del fatto che a Roma erano state portate cose da tutto il mondo, mai si sarebbe immaginato che quel tutto il mondo di lì a poco si sarebbe rivelato un pezzetto, perché c'era un altro pezzo sconosciuto. È affascinante leggere, è forse la cosa che più mi diverte, a quale più mi dedico, leggere le fonti che ci raccontano delle esperienze delle persone che per prime sono arrivate nelle Americhe. Sono fonti a volte un po' ingannevoli, bisogna stare attenti, perché spesso sono scritte da testimoni oculari, cioè persone che erano presenti sulle navi con Colombo, Cortés soprattutto, perché la scoperta più che il viaggio di Colombo e poi la scoperta del Messico da parte di Cortés, che apre agli europei un mondo civile che gli stessi europei riconoscono come civile, e quindi causa ancora più sorpresa. Dicevo, sono spesso soldati che scrivono delle relazioni, però spesso le scrivono decenni dopo gli eventi. E quelle relazioni magari sono scritte apposta, in un modo che sembri una propria impresa diretta, ma perché è da un lato un gioco retorico, dall'altro hanno, come dire, degli interessi, o spesso scrivono per chiedere al re dei privilegi che si lamentano di non aver avuto. Io ho rischiato la vita andando a fare quello che si legge solo nei romanzi cavallereschi, sono andato, ho attraversato l'Atlantico, ho combattuto contro, e adesso voglio qualche ricchezza. Quindi insomma, bisogna stare un po' attenti quando si leggono questi testi, però sono affascinanti. Non a caso, forse perché stanno chiedendo, voglio un po' rimarcare le difficoltà, nelle primissime battute, quando si leggono appunto queste sorte di diari o di relazioni che raccontano spesso giorno per giorno quel che succede, se osserviamo gli aspetti alimentari, fame e paura di essere mangiati sono il tema fondamentale. Prima di tutto hanno fame, hanno paura di rimanere senza cibo e quindi devono trovare il modo di procurarselo, e poi immediatamente la paura del cannibalismo, un topo, diciamo, coloniale, un luogo comune. Cannibale è il primo
neologismo creato con la conquista della mente, che ha a che fare con l'alimentazione, perché da Carib, gli abitanti delle piccole Antille, Canib, prima si diceva, c'era il termine, antropofagi, però viene creato un termine specifico per la mente. Quindi all'inizio fame, paura, a volte disgusto, però in realtà forse la fame porta, induce immediatamente una necessità di adattamento alle condizioni locali. Sono soldati, sono affamati, hanno paura di morire di fame, mangiano un po' tutto quello che trovano. Per cui naufragano su un'isola, rimangono senza cibo, trovano un cane europeo che era stato perso da un'altra nave, lo usano per andare a caccia. E uno di questi soldati dice, ah, ci portava dei cervi, noi gli facciamo, ci facciamo la pancetta con il maiale, non è nemmeno male, cioè troppo, tutto quello che trovano è buono. Questa necessità di adattamento in realtà è una necessità che poi si manifesta a tanti livelli anche nei decenni successivi. Non so, per dirvi, ieri Massimo ci parlava di giorni di magro e giorni di grasso. Un famoso francescano, Toribio de Benavente, un missionario che lavorava con le comunità indigene e che oggi è più famoso con il soprannome che gli dettero gli Aztechi, molto limia, che vuol dire il povero, perché erano molto sorpresi dal fatto che una persona così importante andasse in giro vestito in questo modo così umile. E lui ha scritto, insomma, uno dei grandi testi, diciamo così, proto-etnografici, dove descrive il mondo azteco, racconta che mangiano dei vermi rossi che crescono sotto le agavi, chiloquini, oggi, però oggi sono dei piatti prelevati della cucina messicana, e lui stesso dice sono molto buoni e io li mangio nei giorni di magro. L'adattamento spesso è, ok, cos'è magro e cos'è grasso, questi cibi sono nuovi, no? Il problema è che se lo porranno con il cioccolato, il cacao, si può mangiare nei giorni di magro, no? Quindi le categorie preesistenti sono messe alla prova dell'esperienza di una realtà diversa che bisogna far in qualche modo rientrare. Questo adattamento richiede anche, soprattutto, cioè, anzi solo, da parte di quegli europei che sono lì, di avere a che fare con le tecniche di preparazione dei cibi. Capiscono subito che il mais è la cosa fondamentale. Come vedremo, capiscono anche abbastanza presto, comunque, più o meno che tipo di cibo è. Il problema è che sono soldati, non hanno idea di come prepararlo, non sono capaci di preparare il mais, perché il mais non si prepara nemmeno con il frumento. Non so dirvi se avrebbero avuto voglia di panificare, ma comunque. E quindi cosa fanno? Visto che il modo per procurarsi da mangiare è scambiare cibo, invece fare degli scambi con gli indigeni, quando incontrano gruppi, la prima cosa che fanno sono degli scambi di doni, loro regalano perline, giacche di velluto o vari altri oggetti, ottengono in cambio cibo, ma spesso ottengono in cambio anche, diciamo così, un aiuto gastronomico. E è uno di questi aiuti gastronomici che cambia la storia della conquista del Messico, perché uno scambio che Cortés fa con dei nobili del sud del Golfo del Messico, oltre al cibo, gli vengono donate 20 donne da panni, così sono citate, 20 mujeres de pan, che sono donne indigene che vengono donate agli spagnoli. Purtroppo, insomma, come dire, i loro compiti possiamo immaginare che fossero alquanto tristi. Tra queste c'era una donna che oggi è divenuta celebre con il nome di Malinche, cioè una, diciamo, schiava che era stata venduta a questo gruppo di Maya, che diventa la concubina di Cortés, impara immediatamente lo spagnolo, parla sia Maya che il Nahuatl, che è la lingua degli Aztechi, era un figlio da Cortés, e in sostanza è la persona che guida la conquista del Messico, è quella che spiega a Cortés, questo è un impero diviso, sono tante città insoddisfatte dal fatto di essere sottomesse all'impero, devi allearti con loro, cioè è quella che per me, nelle fonti indigene, tanto Cortés è sempre rappresentato accanto a lei, che ha sempre detto così, che nell'iconografia indigena chi comanda ha scritto così, che comanda lei. E spesso chiamano Cortés Malinche, quel nome di lei, come se ci fossero i due quasi come la stessa persona, come se lei fosse la voce indigena di Cortés. Tutto questo perché lei è una mujer de pan, è
è una donna che è stata scambiata per evidentemente preparare il mais per i soldati. Quindi uno shock, questi europei che vedono dei cibi, degli animali che non avevano mai visto, per un attimo, è vero che l'elemento fondamentale della nostra chiacchierata è il mondo europeo, però pensate agli indigeni, non avevano mai visto cavalli, non avevano mai visto armi da fuoco, non avevano mai visto metalli, non avevano mai visto le navi, pensate lo shock dal loro punto di vista. Anche in questo caso abbiamo delle fonti scritte, gli autori indigeni, anche loro qualche decennio dopo gli eventi, e sono straordinarie per darci il sapore, l'atmosfera. In una caso cosa raccontano? Quando, diciamo, adesso sarebbe un po' complicato andare nel dettaglio, però è una sorta di luogo comune che gli indigeni si chiesero se gli europei fossero divinità o no, e secondo queste fonti cosa fanno? Un test alimentare, no? Portano il Montezuma, dice agli ambasciatori, portate il cibo normale e cibo insanguinato, guardate cosa mangiano e poi venite a raccontare. Se mangiano il cibo insanguinato sono dei che si nutrono del sacrificio, se invece mangiano i tacchini e il mais sono persone normali. E aggiunge agli ambasciatori, oh, se vogliono mangiare voi fatevi mangiare, mi raccomando, io mi occuperò delle vostre famiglie che saranno trattate. Fortunatamente non vengono mangiati, anzi salgono sulla nave e a loro viene offerto pancetta di maiale e vino in uno scambio alimentare. La descrizione degli spagnoli che fanno le facce schifate di fronte al cibo insanguinato, e poi le fonti indigene elencano ogni cosa mangiata dagli spagnoli, tutti i tipi di frutta e così via, e poi dicono che a loro vengono date gallette date sulle navi, pancetta di maiale e vino, tanto che poi quando Cortés dice loro bene, tornate dall'imperatore, loro dicono quella bevanda era molto buona, possiamo partire domattina, perché si vede che ha fatto effetto, e portano questi cibi a Montezuma, glieli danno, lui prende sta galletta, la tiene in mano, si fa portare un pezzo di pietra vulcanica perché dice che sembra di pietra, che è secca, poi alla fine dice no, io non la mangio, non voglio assaggiare, quindi chiede a loro, ma come sono? Voi avete mangiato questa roba, come sto cibo? E gli ambasciatori rispondono, sono dolci, mangiano cose dolci come l'interno della canna del mais che contiene una sostanza zucchero. È curiosa questa definizione che gli indigeni danno, è vero, forse la pancetta in qualche modo può essere intesa come dolce, ma mi sono sempre chiesto se il loro stupore fosse per il poco piccante. Comunque dicono, ma però non sono male, eh? Poi Moctezuma dice, no, li fa interrare in un tempio. E così. Quindi un momento epocale di scontro, di scambio di cibi, ovviamente questi cibi vanno guardati, vanno pensati, bisogna dare loro un senso. E come dare un senso a dei cibi sconosciuti? Come Massimo Montanari ha ampiamente argomentato, l'analogia è la forma migliore, nel senso che, ad esempio, Antonella prima ha menzionato il tacchino che scappi. Se uno guarda un tacchino, e così come gli spagnoli dai primissimi momenti dei viaggi transatlantici decidono che è una gallina delle Indie, in fin dei conti se voi pensate al tacchino come a un pollo, innanzitutto avete delle ottime indicazioni su come prepararlo, più o meno, e avete anche delle ottime indicazioni su come inserirlo nella vostra grammatica del pasto, perché non è un problema solo di saper preparare un cibo, bisogna anche capire quando si mangia, cioè che non distrugga quella struttura che noi riteniamo adeguata al nostro. E ovviamente le buone analogie funzionano bene quando diciamo, il cibo, che sia animale o vegetale, si presta, quindi pollo, tacchino, va benissimo. Il mais, all'inizio nei diari di Colombo, che anche quelli sono una vicenda editoriale un po' strana, lo chiama panico, poi spesso dicono è il frumento delle Indie, solo che qui l'analogia non è che funzioni benissimo, perché se voi prendete il mais e provate a panificare come se fosse frumento non viene il pane. E quindi per un po', insomma, poi ne vedremo tra un attimo, ma insomma, a tempi molto dilatati l'introduzione del mais nelle cucine europee, però poi l'analogia che funzionerà sarà
miglio, perché col miglio si facevano le polente e quindi si capisce come trattare il mais, che in una casa in portoghese oggi si chiama miglio. Cercherò, adesso se non mi dimentico, di fare delle notazioni linguistiche, però insomma all'inizio gli europei non sono capaci di fare quello che ci fanno gli indigeni col mais, quelle che loro chiamano dall'inizio tortillas, che mangeremo dopo. Anche qui l'analogia è puramente formale, tortilla, come sapete, è la frittata in Spagna, insomma è una cosa rotonda, quindi lì l'analogia è puramente il fatto che gli indigeni fanno una cosa rotonda tipo delle pialine con il mais. Oppure il peperoncino, immediatamente viene descritto come pepe, Gian Colombo lo descrive come pepe, in India, anche in Messico viene descritto come tale, e più o meno funziona dal punto di vista alimentare, può essere pensata come una spezia. Ha un problema che si manifesta quando viene portato in Europa, che al peperoncino manca la qualità principe delle spezie, la rarità. Il peperoncino cresce benissimo in Spagna, in Italia, e quindi non ha quell'elemento che fa delle spezie il cardine, no? Dell'alimentazione nobiliare, come dicevo appunto. Fagioli, tutti i fagioli, meno che i fagioli con l'occhio, sono americani. Però anche lì appunto esistevano i fagioli con l'occhio, quindi immediatamente li chiamano frijoles, che era il termine che utilizzavano, e poi c'è tutto un mondo di legumi, di fave, lenticchie, ceci, che più o meno dava delle indicazioni su come utilizzare i fagioli, e quindi in questo caso funziona. Per le zucche lo stesso, tutte le zucche, le cucurbitacee, le zucchine, tutto questo è americano, però in Europa esisteva la lagenaria, no? Savonga, quella verde, e anche lì che aveva una grande tradizione, sebbene non sia neanche saporita, però permette, dà delle indicazioni su, e quindi le chiamano con gli stessi nomi. E guardate che con le zucche arrivano anche i fiori di zucca. Adesso io oggi non posso parlarvi di gastronomia azteca, o perlomeno non posso esagerare, ma sappiate che i fiori avevano un ruolo fondamentale nella ricchissima, raffinatissima gastronomia indigena. Poi ci sono altri alimenti un po' più difficili, la manioca, però quello che ci fanno è simile al pane e quindi lo chiamano pane. Questo processo, guardate bene, vale anche per gli indigeni. Gli indigeni, se nei testi quando parlano del panettiere spagnolo, quando ormai la colonizzazione è avviata, lo chiamano quello che vende tortillas castigliane, cioè non tortillas, ma tlaxcali, che è il termine indigeno, quello che vende le tlaxcali castigliane. Quindi anche loro lì funziona l'analogia. Il pollo lo chiamano tacchino, cioè esattamente il totolo, che è esattamente, diciamo, l'opposto, no? Il meccanismo è analogo, il maiale lo chiamano con il nome cognome, come se fosse un pecari. In altri casi hanno difficoltà con l'analogia. Le mucche, cioè, non solo l'hanno mai vista, ma non hanno niente di simile. E quindi nei testi aztechi la carne di mucca è carne cornuta. La carne di pecora è carne cornuta e barbuta. La carne di la carne di capra è cornuta e barbuta. La carne di pecora, qui un doppio carpiato analogico, è carne di cotone, perché vogliono dire carne con la lana, ma la lana non c'era in America, e quindi la lana la chiamano cotone, e quindi è tutta una catena di analogie. Più è strano il nome, più vi dà l'idea della distanza gastronomica. Infatti Lopez de Gomara ci dice: il maiale lo mangiano volentieri, mucche, pecore, capre dicono che puzza e fa schifo, gli indigeni non vogliono mangiare queste cose. Evidentemente c'è poca consuetudine con quei sapori, non sanno come prepararle, mentre un maiale assomiglia a un pecore, i cinghialotti selvatici che avevano, più o meno sapevano come comportarsi. Inutile ricordare che non hanno mai visto un cavallo, che è massa, cervo, cervi, di questi che arrivano, li chiamano cervi perché non sanno. Questo problema di quando le analogie sono difficili, oppure magari sono sbagliate o non funzionano, ce l'hanno anche gli europei quando guardano cibi che non hanno corrispettivi in Europa. Il caso più evidente sono le patate. Gli europei non hanno idea di cosa sia sta roba. Nelle fonti cinquecentesche spagnole le patate le chiamano tartufi. Ora capite che se prendete una patata e pensate di utilizzare l'analogia come un indicatore per prepararla e per inserirla nel vostro pasto, siete sulla strada sbagliata, no? Ci vorrà molto tempo affinché le patate vengano realmente introdotte nella gastronomia europea. Pomodori,
c'è nulla di simile nell'alimentazione europea. Per di più, ne discutevamo stamattina, così come le patate vengono associate alle solanacee, che sono piante tossiche, mandragora, belladonna, alla melanzana, che era una pianta esotica ma arrivata già nel Medioevo, però anch'essa ritenuta tossica, ma la insana e così via. E quindi c'è un sospetto per il pomodoro, questo coso o giallo, poi rosso, la bacca in sostanza, quindi viene descritto come tossico o come afrodisiaco, che è un ambito contiguo. Queste analogie difficili hanno riflessi linguistici spesso, cioè spesso oggi li chiamiamo con nomi indigeni. Adesso noi pomodoro lo chiamiamo pomodoro perché è una descrizione formale, perché erano gialli, del tipo costomato, in lingua azteca. Ma spesso oggi usiamo il termine indigeno perché non c'era una traduzione adatta. In inglese tomato viene dal nahuatl tomato, la parola azteca, perché usiamo quella perché non c'era appunto l'analogia, e questo vale anche per altri, oppure appunto il tacchino in francese lo chiama ancora l'India, oppure in inglese lo chiama, in quel caso lo chiamano turkey, perché è turco, come per noi il grano turco è esotico, viene da lontano, si fa un po' di confusione tra gli esotismi. Poi ci sono quei cibi, quelle piante che potremmo definire le piante meravigliose, quelle che strabiliano gli europei. L'agave ha un effetto straordinario, perché gli europei guardano cosa ci fanno gli indigeni e dicono: ci fanno di tutto, ci fanno gli aghi, ci fanno la carta per scrivere. E poi queste foglie, a seconda di quanto le cuociono, riescono a farci lo zucchero, il miele, le conserve, il mosto cotto, tutto un elenco di prodotti che si fanno con l'agave a seconda del livello di cottura. Dicono: ah, è bruttissima, però è meravigliosa. La stessa cosa del fico di India, è orrido, non si capisce la differenza tra le foglie e il tronco, però ha questo frutto molto, molto, molto dolce. Ma il frutto che più strabilia agli europei è di gran lunga l'ananas. L'ananas è una cosa che lascia tutti interdetti. E allora, brevemente, vi leggo quello che scrive Gonzalo Fernandez de Oviedo, che è una sorta di cronista ufficiale delle Indie, che dal 1526 pubblica questa storia naturale delle Indie. Dice: ci sono dei cardi, ognuno dei quali produce una pigna. E qui sta parlando di pigna del pino, in spagnolo poi pigna è il nome dell'ananas oggi, però dice: ognuno dei quali produce una pigna, o forse per meglio dire un carciofo. Nella prima linea ha già detto cardo, pigna, carciofo, questo vi dà l'idea della difficoltà. Dal momento che sembra una pigna, per questo i cristiani la chiamano pigna, ma non è una pigna. È uno dei frutti più belli che abbia mai visto in tutto il mondo dove ho viaggiato. Ne penso che ci sia nulla di simile, che abbia tutte queste caratteristiche insieme che ora vi dirò, e cioè bellezza alla vista, suavità dell'odore e un gusto eccellente, così che dei cinque sensi, i tre che possono essere applicati alle frutte e anche alla frutta, e anche il quarto, che è il tatto, questa pianta partecipa a questi quattro sensi in eccellenza, cioè in modo eccellente. Annusandola uno sente un odore che è un misto di pesche, albicocche o mele cotogne e meloni molto buoni. Gustarlo è una cosa tanto appetitosa e soave che non ho parole per esprimerlo, e l'odore è meglio delle mele cotogne perfette, che hanno un qualcosa delle pesche. E questo odore, che è il buono di tutti in questa frutta, e per il gusto è meglio che le mele cotogne, perché è più succoso. Vedete la difficoltà nel descrivere, odore, già sappiamo che è difficile descrivere odori e sapori, ma in questo caso è qualcosa che tira in mezzo, dai cardi ai carciofi, alle mele cotogne, alle pesche, per cercare di dare un'idea. E da lì l'ananas diventerà il simbolo dell'ospitalità, della prodigalità, delle quadri, già più tardi, ma insomma
ananas donato al re d'Inghilterra, le case fatte in forma di ananas perché sono ospitali e così via. Ovviamente fra le piante meravigliose un ruolo speciale, un posto speciale c'era il cacao, che è la pianta, la bevanda che strabilia gli europei. Ora il cacao, se avessimo tempo, potrei stare qui un'ora a raccontarvi di come il mondo indigeno utilizzava il cacao, sappiate che comunque si producevano decine di bevande estremamente complesse, sin da epoche molto antiche, disponiamo di elenchi di nomi di preparazione di cacao con fiori, peperoncino, miele, vaniglia, sappiamo che lo bevevano annusando dei fiori per unire aromi diversi, è la bevanda regale per eccellenza, quella che esprime la nobiltà del re, quindi il re la offre agli ambasciatori, i bicchieri da cacao sono la cosa più preziosa che un artista indigeno possa dipingere, e così insomma, è una pianta che ha una bevanda che ha un uso strettamente legato alle pratiche alimentari nobili e immediatamente gli europei lo capiscono. Certo, all'inizio sono strabiliati quando su quella nave gli ambasciatori offrono a Cortés il cacao, dice che gli indigeni dicono gli spagnoli, il resto lo mangiano, le galline, cioè, i tacchini e così via. Quando arrivano al cacao dicono no, questo lo bevete prima voi, vogliono prima vedere gli indigeni che lo bevono perché hanno paura di essere avvelenati. In realtà questo fatto di un iniziale disgusto degli europei è un po' un mito. C'è una famosa frase di un milanese, Benzoni, che nel 1572 è vero che dice sembra un cibo da porci, che è sempre citato in tutti i libri di storia del cacao e del cioccolato. In realtà se leggete un po' prima e un po' dopo, la frase non è affatto così dispregiativa. Dice anzi è una bevanda molto fresca, rinfresca, e qui è preziosissima. Probabilmente il cibo da porci si riferisce alla superficie. Gli indigeni apprezzavano molto una schiuma che producevano con tecniche complicate, soffiandoci dentro, versandolo tante volte. Quindi è una cosa marrone, schiumosa, e lui forse, secondo me, sta descrivendo questo aspetto, dice sembra un po' una roba da porci, però in realtà è buonissima. Il cacao, quindi, diciamo, strabilia gli europei anche perché capiscono che non solo è nobile, ma che gli indigeni lo usano come una sorta di moneta, una valuta per scambi commerciali. E quindi Pietro Martire d'Anghiera, un lombardo che lavora alla corte di Carlo V, scriverà la famosa frase, anche questa sta facendo propaganda per le conquiste del sovrano, ovviamente, ma dice nelle Americhe, laggiù, nelle Indie, i soldi crescono sugli alberi. È una grande pubblicità per il mondo indigeno. Soprattutto quando hanno a che fare con cose come il cacao, che gli europei si devono confrontare anche con i saperi indigeni relativi all'astronomia, cioè devono capire come si fa. E per diverse ragioni sono molto interessati. Ora anche qui non mi posso dilungare, ma vi dico solo, cioè abbiamo un testo scritto da un francescano, Bernardino de Sahagún, che scrive un'enciclopedia sul mondo azteco, passa 40 anni della sua vita a intervistare gli indigeni, e scrive un'intera enciclopedia in lingua azteca, in nahuatl, poi solo alla fine del suo lavoro la traduce in spagnolo, e ci fa aggiungere 2600 dipinti da pittori indigeni, oggi è la Biblioteca Laurenziana di Firenze. Un capitolo è dedicato ai cibi che mangiavano i signori, e abbiamo decine di nomi di pietanze in nahuatl. Scrivono, immaginate, interessantissimo per avere idea delle tassonomie indigene, come chiamano i cibi, quali sono gli elementi menzionati nel nome, insomma, di straordinario interesse. Oppure sempre negli stessi anni, dal 1570-77, Francisco Hernández, un protomedico della corte di Spagna, viene mandato a studiare le piante medicinali del Nuovo Mondo, e dopo 7 anni della prima spedizione scientifica dell'età moderna, torna indietro tantissime informazioni medicinali. Come sapete, medicina e alimentazione vanno a braccetto, e quindi la sua opera era piena di informazioni alimentari, tutte desunte dalle pratiche indigene, cioè parlando con gli indigeni. Perché c'è tanta ricchezza? Perché, come dicevo, nel mondo indigeno la gastronomia è, diciamo, c'è un po' una stupidaggine, però ieri Massimo vi diceva l'importanza della vita cortese nel 500. Nel mondo indigeno la gastronomia
è uno degli aspetti principi di un'etica cortese che pervade la vita politica. Il mondo indigeno era costituito da centinaia di regni indipendenti, ognuno col suo signorotto, la corte, il palazzo, dove l'etichetta, l'eleganza nel parlare, nel vestire, erano i valori massimi, e quindi anche l'esibizione di varietà gastronomica faceva parte. Quindi evidentemente gli europei attingono a una tradizione millenaria di narrazione, di parlare di cibo, ecco, che è quello che piace fare a noi, ma piaceva molto anche, anche agli indigeni. Finora abbiamo parlato, e ora sì, negli ultimi 10 minuti rapidamente, abbiamo parlato di europei nelle Americhe che scoprono i cibi, che li guardano, che li spengono, ma quelli qua? È qua la situazione è un po' diversa. Non vorrei andare contro lo spirito di questo incontro e dirvi che la mia presenza è tutto fuori luogo, però in realtà l'ingresso di cibi americani nelle cucine europee non è, nel 500 non è tanto rilevante. C'è Antonella, il tacchino, lo scapio, oggi Massimo mi diceva che c'è una polenta al mais nello scapio, ma che è più come una curiosità, oppure che Costanzo Felici menziona pomodori fritti, ma che lo fanno quelli che amano le novità, che amano le cose nuove. Quindi il 500 potremmo dire che è più un secolo di scoperta dei cibi americani che di vera e propria introduzione nei sistemi all'uomo. È una scoperta dovuta a tanti interessi: estetico, precocissima la rappresentazione artistica dei cibi americani. Loggia di Psiche, a Via della Farnesina, a Roma, dipinta da Raffaello e i suoi allievi, Giovanni da Udine, dipinge nel 1517 mais, zucche, girasoli, insieme a melanzane, un sacco di cibi orientali nei festoni. È stata fatta anche recentemente una mostra che identificava tutte le piante, l'ampiezza globale delle relazioni. Quindi c'è un interesse dei pittori, perché sono strane queste frutte, sono questi alimenti, sono nuovi queste piante, ma soprattutto c'è un interesse naturalistico, sono i naturalisti, i botanici, che sono, come dire, affamati di cibi americani, ma è una fame tutta intellettuale. Vogliono descrivere le nuove piante, le nuove, i nuovi animali, e quindi Mattioli che scrive gli erbacei, insomma, discorsi, no? Una famosa opera tra botanica e medicina, oppure quest'anno ricorre il 500enario della nascita di Luis Aldrovandi, il grande naturalista bolognese. Aldrovandi descrive l'ananas, ha dei bellissimi disegni fatti da un artista che lavorava di Gozzi, che lavorava per i medici, descrive le zucche, descrive il pomodoro. E anche lui, come Felici, che diceva li friggono come melanzane, anche lui dice è simile al melanciano, riconosce. Però sì, è un interesse tutto intellettuale che si fonda spesso su immagini o descrizioni che arrivano da chi ha potuto vedere questi oggetti, magari in Spagna, ma spesso anche sull'ottenimento di esemplari. E quindi sono i giardini botanici dove troviamo pomodori, dove troviamo le piante americane prima che quelli che poi forniscono le cucine. Insomma, è un interesse più scientifico. Poi nel tempo, ma è soprattutto appunto primi esperimenti, primi tentativi con alcuni cibi nel 500, poi nel 600 diventerà più forte l'ingresso di tacchini, e visto che prima si menzionava, io ho fatto l'analogia con il pollo, in realtà in spagnolo, che sta correndo a dirotto, per fortuna si è mai coperto, dicevo, in spagnolo si chiama pavo il tacchino oggi, quindi l'analogia è col pavone, non solo perché il pavone, come ci raccontava Antonella, era ampiamente consumato, ma perché soprattutto nel 600, correggetemi se sbaglio, si usavano sulla tavola, si cuocevano, si rimpennavano, si facevano queste imbanditure eleganti, e il tacchino magari non è bella come quella del pavone, la coda, però la carne era un po' meglio, e comunque il tacchino si vedono nei quadri seicenteschi, si vedono i tacchini sulla tavola. Quindi il tacchino entra abbastanza presto, i fagioli è difficile
identificati perché li chiamano fagioli, e quindi non si sa mai se stanno parlando dei fagioli con l'occhio europeo o dei fagioli americani. Le zucche entrano abbastanza presto, perché come dicevamo prima già si conosceva una zucca. I pomodori sono più tardi, appunto. Abbiamo qualche evidenza di uso alla fine del 500, ma poi in realtà sarà molto, molto più tardi, dalla fine del 600, quando si cominciarono a produrre le salse, e a maggior ragione quando questa produzione diventerà industriale nell'Ottocento. Diverso il discorso per il cacao. Il cacao viene importato in Spagna molto rapidamente, e nei testi di storia del cacao e del cioccolato spesso si dice: ah, gli europei subito lo trasformano in una bevanda dolce con latte. Non è affatto vero. Gli spagnoli che bevono il cacao in Spagna nel 500 lo bevono importando dal Messico tutti quei fiori che gli indigeni utilizzavano per fare gli infusi e per annusarli, cioè bevono il cacao al modo indiano, diciamo così, Poi nel tempo sì, inventano nuove ricette, adesso celebre per il testo di Camporesi, o per tante ragioni il fatto che i medici, no, sotto Cosimo III, inventarono questo cacao al gelsomino, e la cui ricetta era segreta, molta leggenda attorno a tutto questo. Però si diffonde l'uso, e si diffonde l'uso anche della cultura materiale indigena associata al cacao. Gli indigeni bevevano il cacao in zucche essiccate, tagliate a metà, che si chiamano shikali in Nahuatl. Gli spagnoli, che fanno sempre fatica, quando gli indigeni le chiamano jicara, in italiano chicchera, forse qualcuno di voi sa della tazzina di porcellana, la chicchera. Beh, sappiate che quello è un termine Nahuatl azteco per indicare la zucca. Più difficile è l'ingresso di mais e patate. Mais e patate fanno fatica per tante ragioni, e è solo, diciamo, settecentesco il boom del mais e delle patate, dovuto sostanzialmente alla straordinaria produttività del mais, al fatto che, qui non so dirvi fino a che punto è leggenda, che le patate, visto che si lasciano nei campi, resistono meglio, cioè, sono più difficili, sono meno esposte ai saccheggi degli eserciti che girano, Poi sulla diffusione della patata c'è tutta una produzione mitologica, Parmentier, la regina di Francia che si veste con i fiori di patata, però insomma in realtà questi che diventeranno poi i due alimenti fondamentali, tanto che l'Europa si può dividere in una fascia, come dire, meridionale, Spagna, Nord Italia, Balcani, fino alla Romania, che diventano mangiatori di mais, e a nord mangiatori di patate, però tutto questo è un processo più tardo. Ed essendo più tardo, quindi, dimentica i saperi indigeni che nel 500 gli europei conoscevano perfettamente, e per cui da noi si fa la polenta senza fare l'operazione più banale del mondo che fanno gli indigeni, che è di mettere il mais a mollo in una soluzione di acqua e calce, una soluzione alcalina che permette l'assunzione di una componente vitaminica, e milioni di persone muoiono di pellagra. Bastava metterlo nell'acqua e nel calcio come si fa con i fagioli col bicarbonato. Era la cosa più facile del mondo, l'hanno fatto tutti gli indigeni delle Americhe. Gli europei se lo dimenticano e ci mettono secoli a capire qual è il problema per cui la gente muore. Lo stesso le patate, sapete, in Irlanda, milioni di morti per un fungo parassita che... In Perù la patata è l'alimento preservabile per eccellenza. Attraverso meccanismi di disidratazione che conservavano più di un secolo, ancora oggi si mangia topo, cecciullo. Per noi la patata è per eccellenza la cosa che non si conserva, che diventa verde, che germoglia subito. Mi fanno segno che devo finire, quindi arrivo in fondo ricordandovi solo, quindi, che questa scoperta ha cambiato il nostro mondo, ma non solo il nostro mondo, è un fenomeno globale. Io oggi non l'ho toccato, ma pensate la cucina cinese senza arachidi, pensate tutte le cucine asiatiche senza peperoncini, non c'erano peperoncini prima della scoperta dell'America, quindi questo processo non riguarda solo noi. Pensate cosa è successo in America quando gli hanno portato i maiali, le mucche, i cavalli, lì veramente è cambiato il mondo. E concludo dicendovi: ci siamo ancora in mezzo allo scambio colombiano.
Sono sicuro che tutti avrete mangiato negli ultimi anni un qualche piatto con la quinoa, che chiamate magari quinoa, che è un termine inca, quechua, quello è un pseudo cereale andino che è entrato di recente per la moda, diciamo dell'alimentazione contemporanea, così come il boom dell'amaranto o il boom dell'avocado. Mangeremo il guacamole, adesso tutto il mondo mangia guacamole. O avocado nelle salse, per cui c'è un disastro in Kenya, dove le coltivazioni di guacamole distruggono l'habitat degli elefanti, in Colombia e in Messico sono controllati dai narcotrafficanti. Tutte le storture del mondo contemporaneo hanno a che fare con questo processo che si avviene nel 500, ma nel quale siamo ancora immersi e che spero potremo in qualche modo assaggiare fra un attimo. Grazie.